Shall we begin? Let's begin now. Cari amiche e cari amici, amanti dell'arte, conoscitori della Casa d'Aste Sant'Agostino, benvenuti a questa terza puntata, un terzo incontro che succede agli altri due nei quali abbiamo visto grandi opere del secondo Novecento italiano e poi nella puntata precedente dell'Ottocento e del primo Novecento anche italiano, e oggi vogliamo portarvi così con noi a visitare alcune opere molto importanti di grandi nomi, di grandi artisti italiani, e poi abbiamo una sorpresa perché abbiamo un artista straniero internazionale, ma lo teniamo come ultimo. Ovviamente queste trasmissioni che noi facciamo, vi ricordo, potete seguirle sul nostro sito www.sant'agostinoaste.it, sulla vostra web tv, sul vostro telefonino, sul vostro computer, poi sul digitale terrestre, People TV canale 217, ripeto 217, oppure su Free Channel canale 855 e su People TV 846. Quindi vi abbiamo dato anche poi in impressione, in sovraimpressione avrete i nostri dati per poterci contattare. Io vi ricordo, cari amiche e cari amici, che le opere che adesso andremo insieme a visitare e ad ammirare entreranno a far parte a marzo, per la precisione il 14 marzo, nella asta 112, una grandissima asta, la prima di questo nuovo anno, che la Casa Sant'Agostino proporrà ai suoi affezionati clienti e, ripeto, a tutti gli amanti della vera arte. Beh, allora, noi diciamo che entriamo subito nel vivo della puntata, ci troviamo subito di fronte a un grande nome dell'arte italiana di tutto questo Novecento, di questo secondo Novecento, Pier Paolo Calzolari. Bologna, 1943, vive e lavora tuttora a Fossombrone. Che dire di questo grande artista che sicuramente conoscete? Beh, intanto che nel panorama artistico italiano di questa seconda metà del Novecento probabilmente non c'è nessuno che tanto come lui non è assimilabile a una precisa corrente, a un preciso stile, perché il suo modo di agire è in continua evoluzione. Tutte le sue opere sono una diversa dall'altra, possiamo dirlo guardando le sue installazioni che sono continuamente in evoluzione. Allora, stiamo parlando di Pier Paolo Calzolari, che può essere giustamente annoverato, se non come il principale, sicuramente tra i principali protagonisti dell'arte povera italiana, del movimento teorizzato da Gustavo Celant. L'arte povera italiana, l'arte povera che usa i materiali sia artificiali che naturali di comune uso quotidiano. Quindi abbiamo, appunto, come in questo caso, sale, tabacco, piuttosto che luci al neon, scarti industriali, motori, oppure semplicemente ferro, pietra, terre, stracci, legno. E quindi un movimento che ha dato un'impronta importantissima, perché ha rifiutato i mezzi espressivi tradizionali, ma ha anche rifiutato, ovviamente nell'ottica di questo cambiamento rivoluzionario, ha anche rifiutato i luoghi deputati classici all'esposizione delle opere d'arte. Quindi non più solo le gallerie piuttosto che i musei, ma le vere e proprie installazioni dove l'opera vive a contatto con un luogo geografico o fisico preciso e definito. Quindi sicuramente un movimento importantissimo che ha stravolto il concetto stesso di arte, e qui abbiamo appunto un grandissimo maestro rappresentante di quest'arte. Allora, questa opera che la Casa d'Aste Sant'Agostino si pregia veramente di portare a conoscenza dei suoi affezionati clienti e di tutti i conoscitori dell'arte, è senza titolo ed è Sale e tabacco su cartone, un'opera, ripeto, del 1970, una composizione spaziale di grande formato, 70%, dove l'artista ha lasciato come contrapposizione di equilibri soltanto queste poche foglie di tabacco che potete vedere nella parte alta a destra del quadro, vetro, che fanno da contrapposizione a questo agglomerato, a questa massa di sale marino, nell'angolo invece sinistro in basso, e con il sale marino lui ha creato queste linee spaziali che aumentano di curvatura man mano che si va verso la mezzeria dell'opera, e che poi hanno questa specie di inizio di circonferenza che si avvolge su se stessa, e quindi quasi un segno di infinito, una spirale, che crea il centro ottico del quadro e che sostiene le curve, le due curve con maggiore raggio, quasi a fermarle e a contenerle in alto nel quadro. Abbiamo poi dei tratti sparsi di maggiore volume, distanziati tra di loro, che completano questa bellissima opera con un grande spazio nella parte superiore. E beh, qui Calzolari, ripeto, un artista che mai ci ha abituato a uno stile sempre suo, preciso, ma in realtà le sue opere sono riconoscibilissime, ma in una continua evoluzione. L'evoluzione, cioè, dell'arte, che è data anche dall'arte stessa della decomposizione dei materiali o della agglomerazione dei materiali, quindi materiali vivi, naturali come il sale e il tabacco, che a loro volta, attraverso un processo di cambiamento, di evoluzione, entrano a far parte di un'opera che fissa per un attimo l'evoluzione di questi materiali. Questa opera di Calzolari è di grande formato, come ho detto. La scelta dei materiali organici rende quindi l'opera d'arte già un'opera d'arte all'interno dell'arte del cambiamento della natura stessa. Allora vi ricordo i dati salienti di quest'opera. Stiamo parlando di un senza titolo del 1970, sale e tabacco su cartone, opera firmata in basso a destra e autentica dell'artista su fotografia. Abbiamo una misura di 71 x 101, abbiamo una base d'asta di 10.000 euro, ma una stima che varia tra i 15.000 e i 20.000 euro. Quindi, seguendo i numeri in sovrimpressione, telefonando i numeri che vedete, vi rispondono gli esperti della Casa d'Aste Sant'Agostino. Se quest'opera vi ha colpito, voi potete già, prima che quest'opera vada in asta il 14 marzo, all'asta 112, voi potete già lanciare, rilanciare, opzionarla. Questo discorso ovviamente vale per tutte le opere che vi andiamo a presentare in questa terza puntata. Vi ricordo anche che la Casa d'Asti Sant'Agostino risponde a tempo indeterminato dell'autenticità assoluta delle opere, e a questo punto cosa dire? Lasciamo Calzolari e andiamo a vedere un altro grande artista del secondo Novecento italiano. Seguitemi, che questa bella carrellata prosegue con Giulio Turcato. Cari amiche e cari amici, ci troviamo di fronte a un altro grandissimo nome del Novecento, del secondo Novecento italiano, e vi sto parlando del maestro Giulio Turcato. Giulio Turcato, che nasce a Mantova nel 1912, si forma a Venezia prendendo lezioni presso la scuola d'arte, ed è sicuramente uno dei più importanti e significativi artisti post-bellici italiani. Lui intanto ha un percorso artistico che lo porta a far parte dei più importanti gruppi, dei più importanti movimenti che nascono nella pittura e nell'arte italiana appunto dopo la guerra mondiale. E beh, è uno tra i primi che partecipa al Fronte Nuovo delle Arti tra il 47 e il 48, il movimento artistico che inizialmente era la nuova secessione artistica, che faceva capo al critico d'arte Marchiori, e poi di questo movimento farà parte anche Guttuso a Roma, che è proprio quello che, diciamo, imporrà un pochettino il titolo, il nome nuovo del movimento, cioè Fronte Nuovo delle Arti. Beh, intanto Turcato qui inizia a far parte di questo gruppo insieme ad altri importantissimi nomi che ritroveremo negli anni a venire, e che la Galleria d'Arte Sant'Agostino è stata onorata di avervi proposto. E anche oggi abbiamo un altro dei grandi nomi che ha partecipato insieme a Giulio Turcato a tanti momenti e movimenti importanti dell'arte italiana. Beh, allora lui col Fronte Nuovo delle Arti intanto si trova con nomi quali Morlotti, Vedova, Santomaso, ed è un importante periodo che segna la sua arte. Lui poi negli stessi anni, nel 1947, fonda anche il famoso gruppo Forma 1, dove anche lì altri grandissimi nomi faranno parte, perché parliamo sempre di Sanfilippo, di Guerrini, Carla Accardi, Ugo Attardi, Piero Consagra, Piero Dorazio. E quindi anche qui lui avvia una serie di composizioni nelle quali domina sempre la stretta tematica astratta e comunque non figurativa. La sua caratteristica quindi fin dai primi anni è indirizzata verso un astrattismo di un certo genere che lui poi riprende quando il Fronte Nuovo delle Arti si scioglie e si spacca nei due gruppi dei realisti e degli astrattisti. Ovviamente Giulio Turcato entra a far parte degli astrattisti e quindi fonda il gruppo famosissimo degli otto pittori non figurativi che si concentrano intorno alla figura del critico Lionello Venturi, e quindi abbiamo Giulio Turcato, Renato Birolli, Basaldella, Mattia Moreni, Santomaso, Giuseppe Santomaso, Ennio Morlotti, Emilio Vedova. Ripeto, tutti nomi importanti che la Casa d'Aste Sant'Agostino ha sempre proposto e continua a proporre ai suoi clienti. Insomma, un grande artista che ha fatto una carriera artistica importantissima, ha attraversato i movimenti più importanti, più innovativi dell'arte italiana, e qui la Casa d'Aste Sant'Agostino è lieta e onorata di proporvi la composizione, datata agosto 1972, grande opera, 70%, olio su tela, e in questa opera il maestro Turcato arriva, come potete ben vedere, alla semplificazione del gesto, alla semplificazione totale del gesto pittorico, attraverso la scelta del mezzo base con il quale esprimersi, e cioè la linea. Linea grande, spessa, pochi colori, nero, arancio, giallo, messi però su un fondo quasi da Matisse, un blu intensissimo, vivacissimo. E queste linee si incontrano, ma anche si scontrano, creando, oseremmo dire, un nuovo alfabeto linguistico, giocato su un sapiente equilibrio quindi di colori, di forme e anche di forze. Il pittore qui, come vedete, ha usato cromie molto accese, ripeto, questo blu Matisse che fa da sfondo a queste linee che si incrociano nere, gialle, arancioni, vigorose, tratti spessi, una gestualità molto decisa. Ovviamente tutto controllato da una forma di equilibrio di grande leggerezza, ma assolutamente di grande effetto, cioè un risultato di equilibrio fortissimo. Quindi, cari amiche e cari amici, ci troviamo di fronte a un'opera di un grande maestro, dove nulla è lasciato al caso e dove l'istintualità del pittore si esprime attraverso un controllo totale della gestualità, con degli equilibri che legano queste righe, queste linee spessissime che si muovono, che si intersecano, che si incrociano. Beh, insomma, un risultato dell'opera di un artista che ha percorso i decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale attraverso le più importanti esperienze pittoriche. Ripeto, Fronte Nuovo delle Arti, il Forma 1 e il Gruppo degli Otto. Già bastano questi tre movimenti a stabilire la grandezza di questo autore. Io vi ricordo che ci troviamo di fronte a un'opera stimata tra i 15.000 e i 20.000 euro, che la Casa d'Aste Sant'Agostino porrà in asta il 14 marzo, asta 112, però voi potete, con una base di 10.000 euro, seguendo i numeri in sovraimpressione, quindi parlando con i nostri esperti, fare già subito il vostro lancio, il vostro rilancio, per far sì, se quest'opera vi piace, per far sì che possiate entrare in lizza con quest'opera per poterla ovviamente optare. Allora, vi ricordo, Giulio Turcato, Mantova 1912, ci lascia a Roma nel 1995, composizione agosto 1972, grande olio su tela, formato 70%, è un'opera firmata in basso a destra ed è autenticata dall'artista su due fotografie con lo stesso numero di repertorio ed è già stata alla Galleria Ed Italia a Roma e lo comprova l'etichetta sul retro. Io vi ricordo ancora che la Casa d'Aste Sant'Agostino risponde a tempo indeterminato di tutte le opere che voi potete ammirare, vedere presso i locali o acquistare direttamente presso la nostra Casa d'Aste il 14 marzo o attraverso queste trasmissioni che vi proponiamo su Sky e su Web TV, oppure su www.sant'agostinoaste.it. Giulio Turcato, il secondo grande maestro che la Casa d'Aste Sant'Agostino vi propone oggi, ed è una meraviglia ammirare anche la sua opera. E adesso proseguiamo e dopo Giulio Turcato andiamo a incontrare un altro grande del secondo Novecento italiano. Seguitemi perché le sorprese vi aspettano sempre tante e importanti. Grazie.